Ciao Cristian, Ciao. tu sei a Milano in questo momento? Sono a Milano in quarantena. Presentati un po' alla community che non ti conosce, non ha visto magari gli altri video. Tu cosa fai qui in Italia? Da quanto tempo e che lavoro fai qui in Italia? Oh, sono qua a Milano in questo periodo da circa 8 anni, anche se ho vissuto in Italia anche prima, ma ho fatto l'insegnante in università, beh, norvegese. Adesso faccio solo il libero professionista, traduco, faccio l'interprete, ma soprattutto faccio lezioni private di norvegese, soprattutto Skype, quindi se Ah, qualcuno... perfetto, adesso che siamo tutti in quarantena a casa, fai anche lezioni online, quindi con Sì, Skype. Di che sono... norvegese. Molte persone me lo chiedono anche su Instagram e mi chiedono se per caso conosco. Io dico sempre che te sei un insegnante bravissimo. Oh, Abbiamo grazie. fatto una decina di lezioni io e te quando dovevo tornare in Norvegia. Sì. Quindi E conosci bene la cultura italiana, quindi secondo me è perfetto. Quindi dirò a grazie. tutti, se volete fare lezione di norvegese, Christian, vi lascio sotto nell'info box tutti i contatti, i suoi contatti per poter fare lezione, che in questi giorni di quarantena è perfetto. E hai conosciuto anche gli italiani proprio come cultura. Sì, nel bene e nel male, più bene, più per il bene, sì. Hai tanti amici italiani? Sì. Ah. E, forse più amici qua che in Norvegia. Ah, ma la domanda che mi viene spontanea è: quali sono le cose più strane che hai visto in Italia quando sei arrivato qua? Non so se te le ricordi. Può essere strane o cose che non voglio dire che necessariamente che non mi piace, però cose che perché è così? Esatto. Cavolo, banalità anche, ma varie cose. Certo, c'è un altro modo anche di relazionarsi con gli altri. Io sento che beh, la gente dicono milanesi sono così freddi, così sono persone più calde del mondo. Dai, Coraggio, dipende chi, non so chi frequenti te a Milano, lì a Piazza Affari. Sì. La differenza con la Norvegia, che magari c'è un po' più di distanza. La gente dice anche i norvegesi, scandinavi sono freddi, che in realtà non è vero, però c'è un altro modo di relazionarsi magari. Hai detto Anche se bene, scandinavi, perché io sbaglio sì, sempre sì, se sì. dice scandinavi, invece si dice Sì. scandinavi, hai ragione. E quindi diciamo così, anche il rapporto tra persone, ma anche come ci si saluta, forse è strano per i norvegesi, no? Sì, ovvio. Non è che bisogna sempre fare baci con tutti gli italiani, sempre, ma quello è, beh. È strano, sì. Per un norvegese è molto strano che gli italiani a colazione, almeno tanti, specie se uno va al bar o magari a colazione, che la colazione è molto dolce, per lo più, no? Un brioche con crema o cioccolato, o che ne so, una torta, o, sì, quella roba lì per un norvegese è, no. No, proprio vieta, ma cosa fa? Fanno, aspetta, colazione, ma che cacchio. È vero, è vero. No, Invece in Norvegia si mangia salato. pane integrale o quel pane croccante che amiamo, certo anche cereali come vuoi. Questa è la cosa che è Ma uguale, no? schinken bröd, c'è anche tipo prosciutto e scusami, prosciutto e formaggio e pane. È Sì, vero. vari beh, companatici che si Esatto. mettono sul pane. E non pane bianco, se uno Ma mangia tu pane. adesso in Italia fai la colazione italiana o la colazione norvegese? Per lo più quella italiana. Ah! Sei Non sono un diventato proprio grande italiano. colazione man, ecco più questa là. Caffè della Mocca e non il Sì, caffè americano. questo è eccezione della regola, no? Alle 4-5 si cena, si fa la Sì, cena. pasto principale, poi magari un spuntino la sera. Ma infatti qua in Italia i ristoranti aprono alle 7:30, 7, 7 e Sì. mezza. E per te è stato difficile adeguarti?
Adattare. Per me non troppo, ma per altri è strano. Si vede in Italia tipo turisti in Nord Europa che girano, guardano, ma qua c'è il ristorante, ma è chiuso, qua. Vogliono mangiare. Non è un video di critica, è un video di osservazione delle differenze, secondo me, anche da un punto di vista di un norvegese. Sì. Ah, no, ma volevo dire con questo che quando stranieri, che mi sento così italiano, che mi riferisco a quelli Ah come sì, stranieri, loro sono ma stranieri. quando loro criticano l'Italia o cose che succede qua o abitudini, io sono sempre a difendere l'Italia, cerco di spiegare, fare un po' il... Perché tu conosci già la cultura. Sì, voglio una cosa, dico questo, non è necessariamente una critica di parte mia, però riflessione o cose che trovo un po' magari leggermente irritante anche. Una cosa sono i genitori italiani, specie le mamme, no? Che sono un po' troppo, non solo un po', ma molto troppo apprensivi, isterici, spesso. Certamente, non tutti, ma tanti con i figli, dove tutto è pericoloso, si può ammalare sempre, veramente troppo. Vogliono mettere tipo come un guscio ai bimbi verso il mondo. Sì, in italiano diciamo mettere in una campana di vetro, Ah, sì, campana di campana di vetro, vetro, sì, quella lì. proteggere, no? Sì. Mamma mia, è vero, è vero. Le mamme italiane. Pensate come hai visto sicuramente in Norvegia, tipo l'asilo in Norvegia che si chiama Barnehage, il giardino dei bambini, perché appunto c'è il giardino che è un piccolo, che può essere un piccolo parco gioco, ma vicino alla strada la gente passa e i bambini con quelle tute, anche se è pieno Sì, le inverno o tentere. tempesta, sono fuori lì a giocare. Sì, E sono poi sempre fuori all'aperto, anche se c'è la neve, se c'è la pioggia. E lì possono anche se sono piccoli, andare tipo in gita nella foresta e tutti avevano dati magari anche un piccolo coltello dove possono fare i rami per poi c'è il fuoco dove fanno le salsicce, le wurst. Sì, Veramente. sì, sì. C'è molto più un... beh, non... quella piccola cosa che rimane di noi vichinghi magari, ma Molto a quello... contatto con la natura. Sì. Però in italiani non capiscono quello perché, beh, ma poi possono venire gente a rubare i bambini e poi si ammalano No. Quindi è un po' diverso, ma quello magari è il mio No, ma è esempio vero, estremo io ero scioccata in Norvegia di vedere i bambini che facevano tutti i giorni la passeggiata nel bosco e con la maestra, ovviamente. E che tutti i giorni loro, anche con la neve o con la pioggia, uscivano all'aperto, che tutti i barnehage, quindi gli asili, hanno un giardino fuori e i bambini erano sempre all'aperto, che giocavano sotto l'acqua, la pioggia, senza problemi. Sì, mentre in Italia adesso esagero per fare il No, è vero, è però vero. c'è il passa che c'è un ma questo vale anche per voi adulti, mamma mia, c'è un piccolo venticello. Oh no, mamma, ma cos'è? La tarpa. Sì. Te invece, no, meglio così perché rinfresca, va bene. È il colpo d'aria. Hai mai sentito Sì, questo? sì, sì, sì. Chiudere la finestra, c'è il colpo d'aria, mamma mia. No. Apri la finestra, dico io. Io vengo dal nord Norvegia, Troms, dove il tempo, il clima è diverso, anche diverso dal sud Norvegia, dove per lo più vivono in Norvegia, solo un decimo vive nella parte del nord, che Troms, nord, è raro che va oltre 20 gradi, sì, no. Mentre a Oslo, come si dice, lì fa anche 30 gradi per tanto tempo in estate.
Mi ricordo da piccolo quando andavo, perché la mia mamma viene dal sud, che per me era molto, che fatica per me, lì da piccolo a Oslo in estate. Sì, troppo caldo. Soprattutto la sete, sempre della Madonna, Hai che sofferto quello. quando sei venuto in Italia, a Milano, per il caldo? No, adesso se soffro non soffro di più che un italiano qualunque, diciamo. Forse mi lamento anche di meno di un italiano, tipo luglio-agosto. Gli italiani si lamentano, Sì, vero? quello anche. Beh. Ah, mi è venuto in mente un'altra cosa che un norvegese o magari anche altri stranieri proprio non capiscono. Parlo dei letti italiani, come lo fate tipo con le coperte, le lenzuola. Quella roba di mettere la coperta è proprio come fosse una roba militare, sai, super stretto ai piedi. Ma come? E puoi stare lì sotto come una sardina in scatola. No, ma perché? Non capisco. Bisogna essere tutto. Poi anche c'è sempre il piumino, no? Piumone. Matrimoniale. In Norvegia ci sono due piumoni, in un letto matrimoniale, due piumoni separati. Ah sì, ci sono anche quello matrimoniale, però per lo più quelli separati, perché è più bello, tu puoi fare col piumone come vuoi, non avere sempre la donna che ruba, no? Anche, sì. È Sì, vero, quindi qua per abitudine, qua in Italia ce l'ho anche, adesso fa un po' caldino, quindi ho la bella lenzuola coperta, ma ho anche il piumone qua. ma scusa, in Norvegia non si usa il piumone, sì? Sì, esclusivamente il piumone. Ah, No, non c'è la non coperta. c'è le lenzuola tutte chiuse. Sì, quei stretti lì ai piedi, al lato, quello è impensabile, quello non Una voglio. curiosità, questo non ci Sì, avevo pensato. non voglio esagerare quelle piccole No, è cose, però vero, non ci avevo pensato. mi irrita non poco quella roba lì. Un Ok, albergo, la prima cosa che faccio è alzo queste cose. Di nuovo sta cosa. mamma mia, è vero, non ci avevo pensato, che è una stranezza italiana. Vabbè. Va bene, grazie mille Christian, è stato veramente divertente sentire il punto di vista di un norvegese. Poi adesso sono sicuro dopo mi verranno in mente mille altre cose, però abbiamo parlato di certe Ah, cose. infatti, grazie mille. A A presto. Ciao presto. Christian, ciao a Ciao, ciao, ciao. tutti. Ciao.